sono dispiaciuto, è vero che la vita è fatta di vita e di morte, però credo che già negli anni si sentiva la mancanza di un uomo come lui nella lotta all'AIDS. Vorrei ricordare che senza Fernando Aiuti non ci sarebbe stata una vera, reale lotta allo stigma nel nostro paese. Ha fatto una grandissima opera di tutela degli emarginati. Qual è il ricordo migliore che ha di lui? Quando decidemmo di fare quello scatto, il bacio, ne abbiamo parlato tanto, poi la cronaca dice che lui mi ha preso e... Ne abbiamo parlato tanto, ci siamo divertiti tanto a fare quella fotografia, perché le parole mie e le parole sue non erano sufficienti. Abbiamo creato la più bella e simpatica campagna di comunicazione contro lo stigma a costo zero. Su Facebook ha scritto che avete litigato tantissime volte. Sì, certo. Per quale motivo? Quando parlo litigare parlo proprio... quello di dire va bene, io lo penso in un modo, tu lo pensi in un altro, e poi ci si rincontrava magari per parlare di altro. Insomma, quando uno commemora o ricorda sembra che siano tutti dei santi, no, era un uomo con un bel carattere, con delle convinzioni e quindi sì, ci litigavo, ma faceva parte della nostra relazione viva. In realtà eravate una coppia perfetta, ognuno... Una coppia di fatto, complementarietà, sì. Senta, se avesse avuto la possibilità di parlare un'ultima volta con il professor Aiuti, che cosa gli avrebbe detto? Le notizie che girano sono vere. Quelle sul suicidio, lei dice? Sì, io sicuramente l'avrei esortato a non farlo, questo sicuro.